Nikita Pelizon, la mamma scrive al 7 a difesa della figlia. Nikita Pelizon e Luca Onestini sono i personaggi più discussi del Grande Fratello VIP 7. Domenica 29 gennaio, la mamma della modella triestina in un post pubblicato sui social ha attaccato l'intervento della signora Carla, mamma di Luca. La signora Sabrina ha chiesto al reality show di intervenire, visto che la figlia è stata ripetutamente umiliata e descritta con termini dispregiativi. Prima di parlare dello sfogo della signora Sabrina, è giusto fare un passo indietro. Nella 29 puntata del Grande Fratello VIP 7, Luca Onestini ha ricevuto la visita della mamma. Quest'ultima durante l'incontro non si è limitata ad elogiare il percorso del figlio, ma ha anche lanciato delle stoccate ad Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. La signora Carla ha definito la modella triestina una calcolatrice, stratega senza alcuna credibilità. Dal momento che Nikita non ha gradito il rifiuto di Luca, la signora Carla ha affermato: ti saresti meritata un Antonino che ti portava sotto il letto e ti scaricava il giorno dopo. L'attacco ricevuto da Nikita Pelizon non è passato inosservato ai suoi genitori. In un post pubblicato su Instagram, la signora Sabrina si è rivolta direttamente al reality show condotto da Alfonso Signorini: Grande Fratello VIP, vogliamo fare qualcosa. La donna senza mezzi termini ha definito aberrante l'intervento della mamma di Luca Onestini. La signora Carla si è permessa di definire nostra figlia con termini dispregiativi. Inoltre avrebbe più volte umiliato la modella imitando il suo accento e le sue movenze allo scopo di ferirla e sminuirla. Secondo la mamma di Nikita, l'atteggiamento della signora Carla non rende onore e giustizia né al programma di Canale 5 né alla TV in generale. La donna ha affermato: noi siamo rimasti allibiti. Infine ha ribadito l'intervento della regia per far emergere la verità: esistono molti video che attestano come Nikita non rispecchi la vergognosa descrizione di Luca Onestini. I fan della modella triestina si sono schierati dalla parte della signora Sabrina: ha ragione. Ogni volta vengono buttate cattiverie su Nikita e nessuno interviene. Un altro utente crede che la regia abbia censurato il video dove Onestini spara commenti al vetriolo su Pelizon. Tra i vari utenti, c'è anche chi crede che le parole della mamma di Onestini siano state travisate: la donna con la frase ti saresti meritata un Antonino che ti portava a letto e ti scarivaca intendeva dire che Luca ha preferito rifiutare il corteggiamento anziché illudere la coinquilina.